Ciao e benvenuti in questa video lezione. Oggi continuiamo a parlare di indipendenza delle dita della mano sinistra. Se non l'hai già fatto, ti consiglio di vedere la precedente lezione dove ti spiegavo un esercizio a quattro dita. Ad un certo punto però ti dico che quell'esercizio è la risultante finale di tante formule precedenti. Dato che in molti mi hanno chiesto di spiegare tali formule, ecco perché ho deciso di dedicare un'altra video lezione a questo argomento. Come sempre, prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube, di seguirmi sui social e soprattutto di registrarti sul mio blog Fingerstyle Your Life. Tutti i link li trovate in basso nella descrizione. Allora, come nella precedente video lezione, ti ricordo di fare questi esercizi facendo coincidere il primo dito sul settimo tasto, sempre perché, come avrai capito, in questa posizione abbiamo la spalla, il gomito completamente rilassati e l'avambraccio perpendicolare al manico della chitarra. Questo ci permette di avere una posizione molto più comoda inizialmente, cosa che non avremmo invece sui primi tasti, dove vedi praticamente la torsione della spalla e quindi dell'avambraccio e gomito praticamente portano un carico eccessivo sulle articolazioni. Allora iniziamo con le formule a due dita, che sono 1 2, quindi, poi dopo 1 3, poi 1 4, poi 2 3, poi 2 4 e infine 3 4. Le formule a tre dita invece saranno 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 e infine 2 3 4. Prima di iniziare ti ricordo qual era il principio fondamentale di questi esercizi. Per poter dire che le dita sono indipendenti tra di loro, dobbiamo assicurarci che il movimento di un dito non comporti anche il movimento di un altro dito. Cosa vuol dire? Che quando dovrò abbassare il secondo, non deve succedere che il primo si alzi o si muova in alcun modo. Quindi, quando faremo la formula 1-2, sarà così. Ok? E non così. Anche quando saliamo, quando passiamo alle corde successive, dobbiamo fare attenzione che le dita non si alzino, vedi? In questo modo. Ancora più importante, quando torniamo sulla prima corda, dobbiamo tenere l'ultimo dito che ha suonato fermo, in questo modo. Ok? Allora, questa cosa qui è molto molto difficile, perché se noi teniamo la mano in questa posizione, quindi portiamo il polso più alto e il pollice anche più alto, succede che praticamente la corda non suona, vedi? Non è libera. Ok? Quindi non ci verrà mai questo. Ma verrà. E questo è sbagliato. Quindi nella fase discendente l'esercizio sarà così. Adesso, il miglior modo per eseguirlo sarebbe con il metronomo, però, come ti ho già detto altre volte, per chi è all'inizio con lo studio della chitarra, il metronomo è difficile sia da impostare che da seguire. Quello che consiglio è di pensare alle lancette di un orologio, che sono comunque a 60 battiti al minuto. Ora, tutti noi conosciamo la velocità delle lancette dell'orologio, quindi se facessimo l'esercizio in questo modo, ci accorgeremo subito che stiamo andando troppo veloce. Allora, adesso dividiamo l'esercizio in blocchi. Facciamo prima tutte le formule con due dita, poi facciamo le formule a tre dita. Alla fine ci sarà quella a quattro dita che chiaramente non faremo perché c'è tutta una video lezione dedicata all'argomento, che ti invito a vedere, trovi il link nella descrizione di questo video. Allora, ti ripeto le formule a due dita prima di iniziare. Sono 1, 2, 1, 3, 1, 4,
2, 3, 2, 4, 3, 4. Adesso farò l'esercizio lentamente, come ti ho spiegato prima, pensando alla lancetta dei secondi di un orologio, e se puoi cerca di farlo assieme a me. Uno, tre. Uno, quattro. Due, tre. Due, quattro. Tre, quattro. Bene, adesso passiamo alle formule a tre dita. Te le ripeto un attimo. Uno, due, tre. Uno, due, quattro. 1, 3, 4, 2, 3, 4. Ok, iniziamo con il primo, 1, 2, 3, sempre molto lentamente, se puoi farlo assieme a me. 2 formula 1, 2, 4. Terza, 1, 3, 4. Ultima, 2, 3, 4.
Siamo arrivati alla fine di questa video lezione, spero ti sia piaciuta e ti sia stata utile. Lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi e soprattutto indicami se c'è qualche argomento che vuoi che io tratti. Prima di lasciarci però volevo darti due consigli, volevo fare due considerazioni veloci. Allora, la prima è che questi sono degli esercizi di indipendenza, quindi non sono né di velocità e né di forza. Quindi eseguili lentamente. L'ideale sarebbe l'utilizzo di un metronomo, ma come ti ho detto prima, se sei all'inizio non è facile impostarlo e né tantomeno seguirlo. Ma se invece vuoi sapere come si fa, mandami un messaggio, lasciami un commento ed io ti darò alcune soluzioni. Ti raccomando di registrarti sul mio blog e di iscriverti al mio canale. Alla prossima video lezione. Ciao!